Amanti della buona cucina, bentornati nella Cucina per Tutti. Come state? Oggi facciamo un salva cena, un bel antipasto o un secondo molto sfizioso e diverso. Sì, perché facciamo dei gamberi ai lamponi. Avete mai sentito una cosa del genere? Io l'ho provata qualche tempo fa e a grande richiesta su Instagram, visto che avevo pubblicato la foto e le stories, mi hanno chiesto: dai Fabio, riproponici anche questa ricetta su YouTube. Li ho esauditi e quindi oggi li prepareremo insieme, questi bellissimi e buonissimi gamberi. Quindi, se siete pronti e curiosi di capire quali sono gli ingredienti per fare insieme quest'ottimo salvacena, mettiamoci al lavoro perché i fornelli ci aspettano. Elenchiamo velocemente gli ingredienti. Qui abbiamo 200 g di gamberi sgusciati, 125 g di yogurt magro che equivale a un vasetto, qui dei lamponi, ne abbiamo 6 per la precisione, 10 g di concentrato di pomodoro, sale, 7 g di senape, 5 g di aceto di mele e poi 8 g di zucchero. Un po' di pepe che poi metteremo alla fine. Mettiamoci al lavoro. La prima cosa che facciamo sarà quella di bollire e cuocere i gamberi, quindi sul fornello ad induzione ho preparato un pentolino con dell'acqua. Nel frattempo che l'acqua vada a bollore, perché ovviamente non li mettiamo ora i gamberi, ci prepariamo il nostro dressing, ci prepariamo il nostro condimento. Quindi accendiamo, abbiamo detto, il fornello ad induzione, aspettiamo che l'acqua cominci a bollire e nel frattempo abbiamo detto ci prepariamo questa bella salsina. Allora, ho preparato anche, come potete vedere, la boule, la ciotola dove metteremo tutti gli ingredienti. Bella capiente, mi raccomando, perché così almeno non facciamo uscire nulla, non sporchiamo anche il tagliere dove lavoriamo. Quindi mettiamo all'interno della boule lo yogurt e poi via via tutti quanti gli altri ingredienti. Ho già inserito nella boule l'aceto, la senape e lo zucchero. Ora metto il prezzemolo, il concentrato di pomodoro ed una bella presa di sale e comincio a mescolare. Il vantaggio di avere un fornello ad induzione è quello che l'acqua ci mette davvero poco ad arrivare a bollore. Guardate il tempo di mettere gli ingredienti nella boule, di girare, di mescolare, che l'acqua sta già bollendo e quindi è arrivato il momento di mettere i nostri gamberi. Allora, mi raccomando, una cosa importante, perché spesso i gamberi si cuociono troppo, non devono essere stracotti, devono cuocere giusto 6-7 minuti, perché così li lasciamo belli croccanti e non stracotti, come abbiamo detto. Quindi continuiamo a mescolare, aspettiamo questi 6-7 minuti che i gamberi si cuociono e poi possiamo lasciarli raffreddare, prima scolarli e poi inseriamo anche i nostri lamponi. Avete visto, la ricetta è molto semplice e molto veloce, quindi ci vediamo fra qualche minuto. Sono passati 5 minuti e i gamberi sono pronti, quindi io spengo il fornello, vado a scolarli, li lascio raffreddare e poi cominciamo a comporre il nostro bel piattino. Con i gamberi ci siamo quasi, ho ripreso la salsa, ho tolto il fornello, ora andiamo a inserire nella boule anche i lamponi e con una forchetta, vi faccio vedere, li andiamo a schiacciare in questo modo, perché poi ovviamente quando andremo a girare il tutto dovrà essere ben amalgamato. Quindi schiacciamo bene i lamponi e poi andiamo a riprendere i gamberi. Ok, porto i gamberi nella boule e comincio a mescolare. Tra l'altro si sta creando davvero un bel colore, poi ve lo faccio vedere da vicino quando mettiamo il tutto nelle scodelline. Eh sì, perché ho preparato delle scodelline a mo' di finger food in qualche modo, perché così possiamo decidere se fare un bel antipasto o un aperitivo magari con un prosecco, visto che fa caldo. Ve li faccio vedere anche da vicino, che così mentre si condiscono per bene, prendono i sapori, potete notare i colori che si stanno venendo a formare col lampone, veramente buonissimi. Dai, andiamo a impiattare. Ho preparato un pochino di insalata in queste mini boule e possiamo cominciare ad adagiare i nostri bei gamberi e lamponi. Andiamo ora a prendere un po' di salsa, un po' di dressing, e lo mettiamo sopra in questo modo, così anche i lamponi che sono rimasti sul fondo non li andiamo a sprecare. E
per finire un po' di pepe. Ed ecco a voi ragazzi, in maniera molto veloce abbiamo realizzato quest'ottimo piatto. Vi è piaciuto? Ed ecco che siamo arrivati alla conclusione di questo video, di questo tutorial che, come avete visto, ci salva davvero il nostro pasto. È molto bello, è molto fresco, abbiamo utilizzato lo yogurt, i gamberi, davvero una cosa veramente sfiziosa, molto buona. Quindi io vi consiglio di farla. Non faccio oggi la prova dell'assaggio perché sono curioso di sapere come è venuta a voi questa bella preparazione di questi gamberi ai lamponi, e noi ci vediamo alla prossima video ricetta. Ma mi raccomando, se non vi siete ancora iscritti sul mio canale YouTube, vi chiedo di farlo se volete, se avete voglia, insomma. Poi andate sulla mia pagina Instagram, cliccate segui la cucina per tutti 1.0, perché vi terrò sempre aggiornati sui video, sui tutorial e sulle cose che vengono pubblicate qui sul mio canale YouTube. Mi raccomando, se avete commenti da fare o anche suggerimenti da darmi, qui sotto c'è la sezione commenti per l'appunto. Quindi vi aspetto. Lasciate un bel like e noi ci vediamo alla prossima video ricetta, che sarà ancora di pesce, ragazzi. Quindi ciao ciao!